siamo artisti, operatori culturali, scrittori, danzatori, attori, lavoratori dello spettacolo, di tutte le industrie creative di Milano. Stiamo cercando di fare un'azione in cui riappropriarci di uno spazio, parlare dei problemi della cultura, cercare di sperimentare nel linguaggio e provare a fare un esperimento di autogoverno serio fino in fondo. Siamo qua per affermare che quelle che sono le stesse battaglie sono del Valle, di riportare finalmente, occupandoci di ciò che è nostro, quindi aprendo spazi, valorizzando spazi, ricominciando ad auto-organizzarsi, quindi dal basso, a rioccuparci di ciò che è nostro, affermare appunto che la cultura e l'arte devono tornare al centro del disegno, insomma, dell'essere umano. Noi lo vogliamo affermare con forza, lo facciamo appunto un po' senza smettendo di chiedere. Cinema Palazzo trova straordinariamente interessante e importante che si stiano moltiplicando le occupazioni a sfondo culturale in giro per l'Italia. Noi più di un anno fa abbiamo fatto questa occupazione nel quartiere di San Lorenzo a Roma, nata da tutte altre motivazioni per impedire l'ennesima speculazione nel quartiere. Speculazione che tendeva a costruire dentro uno spazio straordinario per questo cinema storico nel cuore del centro di Roma un casinò, una sala slot. Quindi i cittadini del quartiere in forma auto-organizzata hanno deciso di bloccare questa operazione e di fare un'occupazione simbolica di 3 giorni. Dopodiché ci siamo resi conto del fatto che c'era un bisogno di uno spazio polivalente, culturale, che potesse costruire cultura e non soltanto offrire intrattenimento, cosa che evidentemente a Roma c'è anche, benché a prezzi inaccessibili. Questo percorso di lotta sulla questione culturale parte anni addietro. Il Sano è uno spazio occupato, autogestito, che apre nel 2007 a Venezia, formato da attivisti ma soprattutto da lavoratori dell'arte contemporanea, da artisti, da lavoratori del teatro. A Venezia sentivamo l'esigenza di avere uno spazio che non fosse solo vetrina di una produzione culturale calata, diciamo, dall'alto, o che fosse, diciamo, parte di quell'industria culturale che molto, sempre più caratterizza la città. Allora abbiamo occupato questo spazio per costruire invece un laboratorio, uno spazio che abbia, come dire, una portata, uno sguardo internazionale, ma fatto dagli artisti, dai lavoratori, dagli operatori del contemporaneo che la città la vivono davvero. Sottolineiamo il fatto che siamo consapevoli che siamo dentro, che non siamo più, come dire, i decoratori dell'immaginario come sono stati gli artisti a lungo. Siamo dentro, abbiamo i piedi dentro, bene, mettiamoci anche le mani a questo punto, dentro a un meccanismo di valorizzazione, a un meccanismo di produzione di immaginario.